Cristi, ben ritrovati. Siamo qui con il nostro consueto appuntamento con un menù per te con Gaetano. Allora, intanto approfitto per ringraziare gli sponsor come sempre. Quest'oggi principe della puntata sarà Biagi, che utilizzeremo per la nostra ricetta, la nostra passerina, utilizzeremo da passerina Biagi. Poi il nostro amico Nico di Cristofori, abbiamo ancora il nostro caro amico Angelo con olio Vittoria, giù da Massafra, vino olio pugliese, e poi la nostra location meravigliosa qui sul mare, nel ristorante dal Pugliese presso il Lido Sirena. Iniziamo con la nostra ricetta. Faremo, sempre visto il menù a tema, fatto con l'antipasto, il sauté di vongole, ricordiamo, andatevi a vedere la puntata su canale YouTube e seguiteci su TV6. Poi abbiamo fatto la chitarra alle vongole fatta in casa. Quest'oggi utilizzeremo sempre le vongole, ma abbinate ad altri prodotti, sempre della zona. Abbiamo un filetto di spigola locale con un guazzetto, sarà in guazzetto, abbiamo delle canocchie locali, dei gamberi locali, cozze, dei fasolari per arricchire il nostro piatto, e non potevano mancare, principe del piatto, le vongole. Poi a questa ricetta si abbinerà un fondo di aglio, olio extravergine d'oliva, dei pomodorini, pizzico di peperoncino, del prezzemolo e del pane bruscato. Iniziamo con la ricetta. Mettiamo dell'olio buono, mi raccomando, non lesinate sull'olio, utilizzate l'olio buono per fare i vostri piatti, perché l'olio fa bene. Mettiamo due spicchi d'aglio, in questo caso ci mettiamo dello scalognetto perché ci piace. Poi mettiamo del peperoncino, tagliamolo così in maniera grossolana e lo lasciamo all'interno, ecco qua, e lasciamo andare la nostra padella. Mettiamo qualche foglia di mirto, un rametto di timo e del prezzemolo. Qui l'olio sta scaldando. Tenetevi sempre una pentolina con l'acqua del brodo di pesce, perché vi serve poi dopo per allungare il brodetto. Considerando che questo adesso è il periodo migliore per questo tipo di pesca, il filetto di spigola l'abbiamo spinato. In questo caso lo facciamo rosolare bene, mettiamo del sale, poco, del pepe, ecco qua, lo lasciamo rosolare un attimino, ecco qua. Andiamo adesso a deglassare il nostro filetto di pesce con del vino bianco. In questo caso stiamo utilizzando della passerina della cantina Biagi, che ringraziamo come sempre per gli ottimi vini e i vari premi che hanno ottenuto nel corso del tempo. Una cantina di famiglia. Allora, andiamo a deglassare col nostro vino. Ecco qua. E voilà. Ecco qua. Perfetto. Allora, il vino ha sfumato, ha perso la parte dell'alcol. Andiamo a inserire le nostre canocchie. Ecco qua, facciamo un bel guazzetto ricco. Andiamo a mettere i nostri gamberi, sempre gamberi locali, adesso è periodo. Gli scampetti, li mettiamo qui vicino al pesce che abbiamo aperto. Questo è un bel secondo, questo è un ottimo secondo, ci mangiano anche due persone se lo fate in casa. Poi aggiungiamo qualche pomodorino, non in eccesso, giusto per dare colore al nostro piatto, e poi ci aggiungiamo le nostre cozze. Ecco qui, qualche cozza, i fasolari, stavamo dimenticando, i nostri fasolari, e principe ovviamente del piatto sono le nostre vongole. Ecco qua, mettiamo un altro pochettino di prezzemolo, lasciamo cuocere adesso del sale, non eccessivo, e di nuovo del pepe, così si profumano tutti i nostri ingredienti. A questo punto aggiungiamo un pochettino d'acqua di cottura, serve per allungare, nel caso del brodo potete usare il brodo, ecco qua,
e lasciamo cuocere il nostro piatto per circa 5, dai 5 ai 10 minuti, a seconda della forza della fiamma che voi avete a casa e della quantità di pesce che utilizzate per prepararlo. Con il nostro filetto di spigola, eccolo qua, bellissimo. Guardate qua che bello, le cozze, guardate belle cozze, le vongole soprattutto, guardate che belle le nostre vongole. Come di consueto vi ricordo sempre, se trovate qualche vongola chiusa la togliete perché potrebbe non essere buona, le nostre canocchie, i scampetti e il nostro filetto di spigola. Adesso andiamo ad impiattarlo. Ci spostiamo qui. Prendiamo un cucchiaio più grande. Ci aiutiamo con questo nel mettere i nostri frutti di mare. Ecco qua, scampettino, le cozze, ecco qua, per fasolare, le nostre canocchie freschissime di giornata. Andiamo a mettere, ecco qua, un po' di brodetto sopra. Questo è un piatto molto molto buono, ricchissimo di pesce, è sfizioso ed è ovviamente di stagione. Allora, ci andiamo a mettere un ramettino di mirto che ci piace, un ramettino di timo, così per profumare il nostro piatto. Aggiungiamo dei crostoni di pane che abbiamo preparato in precedenza. Aggiustiamo con un filo d'olio extravergine d'oliva e voilà, il nostro guazzetto, ragazzi, è pronto. A me sta venendo fame, sicuramente lo assaggio e vi dirò com'è. E poi che dire, salutiamo i nostri sponsor che ci seguono da ormai diverse puntate e fanno parte ormai di questa famiglia. Vi ringraziamo come sempre, vi aspettiamo alla prossima puntata dove troverete la parte dolce del nostro menù con dei momenti deliziosi. E che dirvi, seguite il programma itinerari con la nostra rubrica Un menù per te con Gaetano. Vi aspetto presto e vi saluto. Grazie a tutti.